Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in Vita da Stefi, video extra, come vi avevo promesso, per parlare di tutte le chiusure 2021 in tempi brevi, detto da me, si fa per dire. Quindi questo è il video haul di cosa ho comprato a dicembre con una sorta di chiusura dell'anno, poi vi dico come più o meno mi comporterò nel 2022 per quanto riguarda i video sugli acquisti, sulle spese, eccetera. Indosso sulle labbra L.I.E. di Clio, rossetto che non mettevo da una vita perché in realtà io questo lo uso ogni tanto come ombretto cremoso e che, come vedete, l'ho messo perché avevo il dubbio di non aver declatterato abbastanza rossetti, ma questo me lo tengo ancora un po', poi ne parleremo in un video make-up. Non è omogeneo, per esempio in questo punto è più scuro, quello è metallizzato, come so, io non mi ci vedo per niente con questo colore di rossetto, ovviamente sono senza trucco, anche quello influisce tanto, però ditemi che ne pensate, non lo declatterò, ma nel caso lo, come dire, retrocedo, no, poverino, però insomma lo considero solo un'opzione di ombretto e non lo metto mai più sulle labbra, lo giuro, ok. Cosa ho comprato a dicembre? Allora, innanzitutto, credo di aver comprato una cosa a novembre che non avevo né segnato né detto, l'ho aggiornata al totale, non penso di averla comprata a dicembre, ma a novembre ho comprato questo reggiseno che poi avevo messo direttamente da lavare. Questo reggiseno, diciamo, a bralette, come vogliamo chiamarlo, cioè non ha ganci, si infila dalla testa. È tutto liscio, senza cuciture. No, non è vero, c'ha le cuciture, però comunque non si sentono praticamente. È di Oisho, ha le coppe leggermente imbottite che si possono anche sfilare e veste semplicemente così. Ve lo dico per due motivi, perché voglio mettervi in guardia che sono bastardi. No, loro sono bastardi, io sono attenta. Allora, questo reggiseno, che è un colore che dalla videocamera sembra un grigino, in realtà è una specie di rosa antico. L'avrei voluto anche nero e soprattutto volevo regalarlo a un'amica. È molto molto comodo. Io ho preso addirittura la M, veste non so se dalla XS o dalla S alla XL. Io ho una quarta abbondante e la L mi faceva un po' di grinze qui perché il tessuto è veramente morbido ed elastico. Quindi con la M mi trovo benissimo. Ovviamente con le coppe regge, con senza coppe non regge praticamente nulla. Io questo reggiseno a novembre l'ho pagato 19,99 euro. Non c'era nessun tipo di offerta, non era in promozione né niente. Il prezzo originario sul cartellino di Oisho, sapete i cartellini come quelli di Zara stampati, c'era 19,99 euro. Ci sono passata poco prima di Natale perché avevo deciso di prendere uno di questi reggiseni, magari abbinato ad uno slip, per regalarlo a un'amica. E ho scoperto che questi reggiseni avevano un adesivo sopra il prezzo ed erano improvvisamente aumentati a 25,99 euro. Io immagino che poi con inizio saldi li sconteranno a 19,99 e faranno finta di aver fatto il saldo. Ecco, ve lo dico, guardate sempre quando vedete un'etichetta appiccicata sopra con il prezzo e con il saldo, fate attenzione perché sono brutti e cattivi. Allora, quindi questo io l'ho segnato negli acquisti di novembre a 20 euro, tra l'altro dagli acquisti di novembre avevo dovuto togliere i soldi che avevo già dato per spesi perché la Glam Palette della Denona non mi era arrivata e poi è arrivata a dicembre, quindi negli acquisti di dicembre, primo acquisto del mese c'è lei, la mia bellissima Glam Palette, guardatela quanto è carina, vi ho spoilerato attraverso lo specchio quello che devo farvi vedere dopo. Pagata 50 euro, in realtà 50 euro e 40 centesimi, vabbè, io arrotondo un po', lo sapete. Poi cos'altro ho speso a dicembre? Allora, mi è venuto in mente che volevo assolutamente addobbare casetta per Natale.
con zero sbatti e non c'avevo voglia di mettermi a fare l'albero, decorarlo, eccetera, eccetera. Quindi sono andata in un grande negozio vivaio di piante che ha delle cose fighissime a Reggio Emilia e ho preso delle robe care e arrabbiate che mi devono durare per i prossimi 85 Natali. Ecco, li lascio in eredità a qualcuno per quello che costano. Allora, ho preso questo alberello. Guardate se non è carino! È un alberello tutto di pigne e qualche ciuffetto di verde che non so spiegarvi, con della juta, le perline rose. È tanto carino! Questo l'ho messo in un punto della parete attrezzata, tanto bello. Poi ho trovato un'altra soluzione, questo costa sui 35 euro, una cosa del genere. Situazione molto più economica, questo ramo di foglie dorate praticamente, al quale io ho inserito una stella di Natale bianca, c'erano anche rosse, che hanno la pinzetta, queste si possono mettere sull'albero, si possono mettere in varia maniera sui rami. Io avevo un punto dove appoggiare proprio questa cosa, diciamo, sdraiata accanto al televisore su un mobile bianco, mi piaceva di più che avesse la stella di Natale bianca. Questa è una soluzione molto scenografica e di effetto che ho pagato sui 10 euro in tutto. Quindi considerate che magari anche in un vaso dei rami messi così con le stelle di Natale messe a quel punto più in alto, possono essere molto carini e con poca spesa fare una bella coreografia. Ma siccome sono peggio di una bambina quando si tratta degli addobbi natalizi, mentre mi aggiravo in questo posto bellissimo, io ho visto lui, lei, non so definirne il genere, non vorrei offendere nessuno. Palla di neve, la palla di neve con l'alberello, Babbo Natale, il pupazzo di neve, la renna, i brillantini. Adesso ve la faccio vedere in tutto il suo splendore: i brillantini che cadono e aspettate un attimo, il carillon fa un sacco di canzoncine. Non solo questa. Prendetevi conto della bellezza. È vero che era una cosa meravigliosa. Sto cercando di spegnerla, vi giuro, ma non ci riesco. Ok, ce l'ho fatta. Anche perché la sto maneggiando con molta cura. Vedete, anche qui è tutto decorato, il pezzo di sotto. Meraviglioso addobbo, costa 97 euro. Ora voi capite che io mi sono conservata la scatola con le protezioni per conservarlo senza rischiare che qualcosa vada storto e si rompa, perché potrei avere un piccolo colpo, ecco. Per cui ho speso 149 euro di addobbi natalizi che, vi ripeto, dovranno durare per i Natali a venire e lascerò in eredità a chi si comporta bene, perché so più o meno le cose più preziose che possiedo, quindi vabbè, siamo messi benissimo. Poi io ho conteggiato in maniera assolutamente non precisa un centinaio d'euro spesi in regali di Natale. Perché vi dico la verità, ovviamente non ce li ho regalati, però non ho segnato il prezzo dei singoli prodotti, non mi sono fatto un conto, ho comprato quello che avevo voglia di comprare, ho preso un pigiamino di Micropile Tezenis grigio con i cuoricini a un'amica, ho preso dei prodotti di make-up alla nipotina e poi da Carpisa ho preso un portafogli per mia cugina e una sciarpa color verde, diciamo scuro, verde militare per il marito. Ho preso le cose nello stesso negozio più che altro perché, trattandosi di regali che andavano in un'altra città, volevo essere sicura che non dovessero fare troppi giri in caso di cambio e soprattutto che magari, ecco, se volevano prendere una cosa che gli serviva di più in quel negozio, cambiavano tutti e due e prendevano quello che volevano senza problemi. Però da Carpisa c'era una promo che era il 3 più 1.
Praticamente prendendo tre articoli se ne poteva scegliere un quarto che sarebbe stato, secondo me c'è della polvere in questi addobbi natalizi che io ho solo messo ma non ho spolverato e quindi mi sto strozzando, ma non ci facciamo caso, ok? Praticamente io ho preso questo portafogli, la sciarpa per il marito. Da tempo volevo un trolley bagaglio a mano nuovo perché non ne avevo, cioè ne avevo uno molto vecchio che ai tempi, prima che voi conosce, no, non è vero, voi mi avete conosciuto che stavo per partire, questo canale è partito che io ero a New York, quindi. Però diciamo che prima io viaggiavo parecchio, quindi ho distrutto un trolley buono, tra l'altro migliore di qualità rispetto a quello di Carpisa, della Roncato, che è veramente messo male ormai. E ho preso il trolley di Carpisa nuovo, blu, con i profili, diciamo, un giallo lime fluo, un giallo verde fluo. Ve lo descrivo perché ce l'ho in cantina e non sono andata a prenderlo anche perché sono in pigiama e vestaglia post doccia, mi scocciavo di scendere in cantina. Ok, è un trolley Carpisa, di quelli che costano 49 euro o qualcosa, però a questo punto era il terzo prodotto preso e quindi potevo scegliermi una cosa che sarebbe stata gratis e mi sono presa un portafogli nuovo. Ho preso questo portafogli che ho appena sporcato perché sulla scrivania c'era dell'ombretto verde, ma adesso vado a pulirlo. Ok, aspettate. Allora, praticamente questo portafogli è fatto così, cioè è rosso all'esterno, un rosso scuro bordeaux, e all'interno ha questo colore rosa violetto, è praticamente come quello che avevo preso a mia cugina, però l'avevo preso nero con l'interno grigio, mi pare, non mi ricordo. Io, come sapete, non porto cose nere, quindi me lo sono presa colorato. Quindi questo c'ha tutte le taschine, poi c'ha una tasca con i due punti dove contenere anche monete, eccetera, eccetera. È ancora vuoto e inutilizzato perché non ho fatto il cambio portafogli, ma lo farò. E quindi praticamente questo portafogli mi è venuto gratis, cioè mi sono regalata il portafogli visto che il trolley mi serviva, i regali li dovevo prendere e quindi mi sono presa anche in più questo portafogli che devo assolutamente mettere in utilizzo, anche perché il portafogli che sto usando adesso è comodissimo, ma si sta proprio consumando, rovinando. Io non voglio comunque buttarlo perché quello è un portafogli piatto che va inserito in una borsetta piccola, quindi voglio rimetterlo in quella borsetta e usarlo solo quando vado in giro con quella borsetta d'estate, ogni tanto quando capita. Direi che ho finito. Ah, no, aspettate. Dopo un anno e mezzo ho speso 60 euro dal parrucchiere, spesa che non si vedeva da giugno 2020 nelle mie spese extra. Ce l'ho fatta, li ho amputati un pochino, il parrucchiere non ha avuto il coraggio, io volevo amputarli di più, ma lui ha detto che andava bene così, che erano belli e quindi va bene. E allora, ricapitoliamo, a dicembre siamo a 409 euro, perché si va presto a fare i conti, e io ho fatto un totale delle spese extra, vi ripeto, dell'anno. Ho speso nel 2021 3.086 euro, che sono in media 250-260 euro al mese scarsi. Ho speso tanto, ho speso poco, ho speso quello che volevo spendere. Considerate che in questi 3.000 euro ci sono il tapis roulant, il fond Dyson, le rate della fine, diciamo, del pagamento dell'Aero Pilates preso su QVC, quindi ci sono degli acquisti che non sono acquisti dell'anno, acquisti di cose che si consumano anche ora, scherzi a parte, le decorazioni natalizie, non è che io l'anno prossimo spendo altri, cioè posso anche spendere altri 150 euro perché voglio decorare di più casa, ma non è che queste le butto e che le ho usate per un Natale, ecco. Per cui comunque si tratta di acquisti solidi, ecco, durevoli, duraturi.
Per quanto riguarda, vi avevo detto che ho creato una nuova pagina che riguarda le spese per la casa e queste le vado a riportare nella nuova agenda. Allora, praticamente io ho speso per quello che possiamo mettere tra virgolette rinnovo casa, 50 euro che ho dato a una persona che mi ha smontato delle parti della parete attrezzata che volevo eliminare. Poi vi farò dei video perché la nipotina forse mi ha insegnato a montare i video, cioè a mettere insieme dei pezzi di video, non parliamo di cose difficili. Lei saprebbe fare molto di più, ma io non ci arrivo. Poi all'hobby ho speso 40 euro, sempre per cose riguardanti la casa che vi avevo fatto vedere, quelle cose da mettere in doccia che non si attaccano, devo trovare il modo di metterci la colla perché cadono quei cosi che vi avevo fatto vedere nella doccia, tristezza. E all'IKEA ho speso 138 euro, vi ho fatto il video haul dell'IKEA e quindi diciamo che per il momento sono a una quota che sono allora 90, 228 euro totali di spese rinnovo casa che aumenteranno, perché io devo comprare il divano nuovo, anzi, se riesco proprio nei prossimi giorni lo vado a prenotare. Che cosa vi posso dire come bilancio? Vi dico sinceramente in tempi brevi, perché lo so che ho parlato già abbastanza. Io sono molto serena, cioè il mio modo di spendere i soldi, il mio rapporto con i soldi è molto tranquillo e sereno. Ho lavorato in quest'anno anche sul forzarmi a spendere un po' di più, nel senso che poi bisogna anche godersi le cose che si desiderano senza rimandare sempre a chissà quando, ecco. Però ormai so che le cose che desidero davvero sono quelle che desidero per un lungo periodo, cioè la Glam Palette l'ho desiderata da quando è uscita, ecco, non mi metterò di sicuro a comprare tutte le palette che escono nel 2022, ma non le desidero, non le voglio. Potrei volerne una nuova nel 2022, poi ne parleremo a proposito di make-up, ma sarà comunque una scelta serenamente ponderata. Così come tutte le altre. Per cui io al momento non so se farò proprio un video al mese di quello che ho comprato, farò più che altro, non so, un video delle novità di gennaio, le novità di febbraio, quindi quello che ho comprato, ma anche quello che ho fatto, quando vi faccio il video dei buoni propositi, che in realtà sono progetti e abitudini per il 2022. Spero di non farvelo nel 2023, però comunque insomma capirete che ci sono un po' di cose che vorrei fare oltre che comprare. Al momento, ecco, una cosa che devo assolutamente comprare, anzi la prossima settimana, io ho paura di andare nel casino dei saldi, quindi non lo so fino a che punto andrei in un centro commerciale la prossima settimana. Voglio arrivare incolume alla terza dose di vaccino. Ho bisogno di un paio di Adidas Superstar perché le mie si sono rotte, ma proprio rotte, che c'è il pezzo di plastica che si è staccato, c'ho lo spiffero che mi viene freddo al piedino e ne voglio un altro paio perché sono delle sneakers tranquillissime, cioè proprio comode che mi permettono di camminare a lungo, che hanno la pianta giusta per il mio piede, non mi fanno male. Ne voglio un altro paio, ve lo dico proprio tranquillamente. Ecco. Io poi ho la fortuna che col piedino piccolo posso prendere quelle della linea Junior, per cui costano comunque meno, anche a prezzo pieno, vediamo se le trovo un po' in saldo. Per quanto riguarda altro, vi ripeto, non ho delle cose, cioè, ecco, da comprare, ma non ho neanche voglia di dirvi. Io nella wishlist del 2021 avevo il Dyson, un orologio e l'ho comprato, il Silk Pill e l'ho comprato, il Tapirulan e l'ho comprato. Quindi direi che in questo momento, se vi devo dire che desidero comprare delle cose per il 2022, non mi vengono in mente a parte il paio di scarpe che mi serve. Poi per il resto vedremo, ecco, vedremo molto tranquillamente come vanno le cose, che cosa mi viene voglia di comprare. Sono
Sicuramente comprerò probabilmente più cose per la casa che cose per me, perché sto un po' cercando di sistemare la situazione, che poi in realtà ci sono quei momenti, quei periodi di transizione in cui uno nel tentativo di sistemare c'ha più casino in casa che prima di cominciare a sistemare. Io non ce la posso fare perché ormai non sopporto il disordine, però insomma cercherò di tenere duro. E soprattutto di declutterare il mondo pur di non avere roba in giro, va bene. Per cui direi che questi sono i miei propositi. Sì, confronterò, intanto io queste cose poi me le segno nell'agenda dell'anno nuovo che ho dimenticato di portare qui, ma è un'agenda molto semplice che non c'ha molto da vedere, ma ve la farò vedere nel caso quando vi faccio il video sui progetti e i propositi, anche per farvi vedere che non c'è spazio in quell'agenda per segnarli, quindi li segnerò su un quaderno a parte. E quindi direi che il mio bilancio del 2021 va bene così, andrà bene anche quello del 2022, sia che cioè, andrà bene se spenderò di più e se spenderò di meno, purché io continui a spendere veramente per le cose che voglio, che mi rendono felice non nel breve periodo, nello spazio che si va da quando si clicca su acquista nel carrello online o da quando si va alla cassa e si esce dal negozio quando si fanno gli acquisti dal vivo. Ecco, se per esempio riuscissi a spendere, se le cose vanno meglio, per qualche viaggetto. Quelli saranno proprio soldi ben spesi con tutto il cuore, ecco. Per il resto direi che ho chiuso con il 2021 dal punto di vista delle finanze. Raccontatemi se avete dei propositi di risparmio, di spesa, se avete il sogno. Ah, una cosa non vi ho detto, che però non è, come dire, un acquisto che voglio fare, ma comincio ad avere dei problemi col PC. Per cui, se dovesse proprio darmi problemi seri, il 2022 potrebbe essere l'anno in cui devo cambiare il PC e io in quel caso vorrei un iPad. L'ho detto. Però, siccome non è una cosa che mi appassiona particolarmente, se riesco a rimandare al 2023 un acquisto del genere, sono più contenta. Ecco, devo arrivare proprio alla disperazione che non riesco più a far nulla col PC e mi serve anche per questioni, diciamo, lavorative o cose del genere. Altrimenti mi tengo questo per un altro annetto. Con questo vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video, vi do appuntamento a domenica, penso, con il video dei prodotti finiti 2021, perché così poi farò anche il video del progetto 21 prodotti nel 2021 e il nuovo progetto di smaltimento dell'anno 2022. Io ho paura di sbagliare i numeri, ma penso di averli detti tutti giusti stavolta. Non sopporto più questa macchia scura del rossetto che non si stende sulle mie labbra, cioè forse ho io una macchietta sul labbra in quel punto, non lo so, ma comunque non viene omogeneo. Ho finito. Vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video. Iscrivetevi al canale che stiamo diventando tantissimi. Io potrei anche fare la YouTuber verso i 70 anni, procedendo così, secondo me ci sono delle buone probabilità. Che dite, eh? Ce la faccio? Ce la faccio? Ciao!